Io sono innamorato di Margarita, la femmina più bella rambrasca, ha già portato capo con giardino, o Svizia e mi fa sentire cantare. Ma ci ho potuto non picchiare via. Vi presentiamo ora due servizi. Uno su Mario Merola, che attraverso la sceneggiata si riallaccia alla vecchia tradizione canora napoletana. Pagliaricce cancella che schiavide di carcere sta per la femmina bella a gioverza pura libertà. Io approdai al cinema, sai perché? Perché facevo molti soldi in teatro. E sai, il teatro, soldi, sempre assai. Ma vediamo nel cinema chi se fa lo stesso soldi. Andè! Andè! Uè, siamo bella, come stai? È buono, buono! Come ti sei fatta chiare? Che l'è stata la villeggiatura? E a to si sta? A Capo Cabano. Ah, a Topo Cabano! Topo Cabano. È arrivato Andè! Il primo film che ho fatto è Sgarra alla Camorra. Di Ettore Maria Fizzarotto. Ettore Maria Fizzarotto, bravo. Sei documentato? È molto. Sì. Fu un bel film. Che voglio che sia legge? All'ombra. Onorata società, mi volete condannare. Perché a camorra di 73 fece questo film e mi fermarono, come il grande Dodò, fece San Giovanni dei Collati e poi aspettò un po' di tempo per fare altri film. E ci fu Ciro Ippolito, per la verità, 78-79, venne a casa mia e mi fece un contratto per 3 film. Fambrezza, metti il motore, se no ti sparo a bocca. Avanti, muovete, fambrezza! E non fa scherzi, se no ti agita! Cammina, corre! Nel 1978 la crisi del cinema italiano si fa sentire, ma a Napoli, una città che ha sorpreso sempre tutti in tutti i campi, una truppe di cinematografari pazzi, capitanata da Ciro Ippolito e diretta da Alfonso Brescia, tenta una grande avventura, far nascere un nuovo filone cinematografico. Ci riescono. E i primi due film di questo genere, L'ultimo guappo e Napoli serenata calibro 9, battono tutti i record di incassi a Milano, Torino e Roma. La regia di Alfonso Brescia, il nostro regista. Quindi è un... Grosso in tutti i sensi, anche che dovevo conoscere. Quel signore corpulento con la barba è Brescia. Fino a qualche tempo fa firmava Al Bradley. Nel suo curriculum di regista ci sono film di tutti i generi. Fantascienza, western, gialli, 007, mitologici, film storici in costume, praticamente tutto. E Brescia com'era? Brescia, grande persona. Mi ricordo ancora sul set, Mario, io vedo qua e tu vedi qua, perché tutta l'intonazione, tutta la direzione artistica era di Mario Merola, l'intonazione, perché io venivo dal teatro e a lui piaceva questa cosa, che poi al doppiaggio si cambiava qualcosa, eh. Però lui era il grande praticore, il grande Alfonso Brescia. Bravissimo, bravo. Ha mangiato sempre. La canzone mia. Ciro aveva un contratto con un cantante attore che si chiamava Mario Merola.
E quindi cercai di entusiasmare i distributori su questo filone, che aveva dei precedenti storici, perché era il filone dei film della coppia Medinazzari-Sanzo. Che effetto le fa vederlo al cinema? Lei li vede i film con Maria? Qualche volta va. E che effetto le fa? Come... Oddio, mi commuove un po', ma poi... Si emoziona, no? Vedendo il marito... Scusa se io interferenza. Si emoziona vedendo il marito all'improvviso dalla stiva di una nave a vederlo sullo schermo, sai? Dici, ma è vero sto fatto? Il contrabbando delle sigarette è stato un modo per sopravvivere di 500.000 persone, perché tante ne erano interessate in un modo o in un altro a questa vita, e quindi era per forza necessario, anche se facile, additarlo, raccontarlo, pensarci sopra in un certo modo. Ecco, spesso sono veri contrabbandieri, però. Sì, qualche volta abbiamo usato veri amici miei contrabbandieri. Buongiorno, Don Francesco. Allora, vi siete decisi? Sta assicurazione la vogliamo fare o non la vogliamo fare? Io che ci faccio in mirna di accominciare. Ecco, per esempio, Napoli, la Camorra sfida la città a rispondere, cioè, è ricondizionata alla realtà che Napoli viveva in quel momento. Tantissimo, penso che il film fu girato per 3 settimane con un'altra storia. Il film durava 4 settimane, avevamo quasi finito le riprese, ma 7 giorni prima della fine delle riprese mi venne un'idea, perché accaddero delle cose in quei giorni incredibili di commercianti che si ribellavano al racket delle estorsioni, eccetera. Per cui ebbi l'idea, dico, bisogna ricambiare tutto, e in 7 giorni ricostruì completamente la storia e girammo un altro film. Le 3 settimane girate precedentemente non sono state mai montate. Assolutamente. E aggiunsi poi un personaggio che era il mio, che feci io, perché all'ultimo momento non sapevo che prendere, che era un giornalista del giornale Il Mattino di Napoli, che poi ricollegava un po' tutta la vicenda. Per piacere, mi fate accendere. Noi spegniamo, non accendiamo. Vabbè, allora è abbastanza. Ma volevo sapere, l'incendio è doloso o no? Signore, ma io che ne so, si vede dopo col verbale. Adesso scusate, già c'è con proprietà. Ah, e vengo con voi. I film sono stati sempre di più degli insta movie, cioè io li scrivevo giorno per giorno, a volte partivamo senza sceneggiatura, oppure se c'era difficilmente veniva rispettata, perché io avevo preso l'abitudine di costruire le storie da quello che accadeva giorno per giorno. Quando meni né i film, meni... Ma no, veramente. Quei pacchi che gli schiaffi che tu vedi, sono veramente. Sono veri? C'è uno schiaffo in giuramento che un attore, non mi ricordo, che bravissimo, prende da me in America, va a fare in di Coca-Cola. Là. E non si incazzavano che tu menavi? No, allora erano contenti, perché i pacchi erano di Mario Merlo. Marco! E quando chi studiava che merda va cercando i soldi a voi, venite a me! Merlo poi fondamentalmente un uomo buonissimo, pensa, un uomo dolcissimo e buono. Mi colpiva anche dalla reputazione, sì, dalla nomea che lui aveva invece, sì, di buonaccione. Ma aveva invece le physique du rôle, diciamo, in quel momento, e quindi era credibile in quelle cose che faceva. Chiedo scuse. Mi spiace molto, ma cambi albergo, sei trasferito a un'altra giurisdizione. Ti stavi preparando un giudice su misura. E invece mi portate da un giudice preparato da voi su misura per me. Van Chanson è Corleone a Brooklyn. Esatto. Che lui mi diceva, beautiful, io bella fessa, mi chiama fessa, la faccia, no? Io Sofia, mi chiamava Sofia Lorella a me. Io Sofia, perché gli piaceva come io. Per serenate a calibro 9 al Metropolitan si registrano 7.000 presenze in un solo giorno.
E così critici e sociologi buttano giù chilometri di inchiostro. E articoli, saggi e conferenze stampa fanno di questo filone il boom commerciale dell'anno. E quando uscivano a Napoli, tu andavi in sala? Alla prima, sì, alla prima. E c'hai ricordi? Ce l'avevo in contratto, ce l'avevo in contratto. Ah, ce l'avevi in contratto. Che alla prima dovevo presenziare. Permettere una domanda? Anche due. Una. Ho risparmiato. Ho saputo che i motoscafi blu sono passati di moda. Sì, effettivamente erano un po' rumorosi. Ciccio, tu che cosa ne pensi? Vedete, anche Ciccio è d'accordo. E ci sono delle barche con i remi e si va nei posti isolati. Si dice. Ciccio, tu che cosa ne pensi? Vedete, anche Ciccio è d'accordo. Sono quei film di cassetta napoletani, insomma, con che lui primeggia in tutto e... Anche se io e Lucio Montanari che facevamo la coppia comica, diciamo, abbiamo avuto veramente successo, magari a Napoli, a Fragola, però insomma, magari li manda sempre tutte le sere, un giorno sì, un giorno no, fanno il giuramento, o tradimento, o carcerati, insomma. Mamma, portatelo dentro! Venga mamma malata. Sua maestà Mario Merola, ma tu ti senti re? No, non mi sento, lo dicono loro. Io. Ma lo lasci dire però. È chiaro che lo devono dire, però non lo dico io, vero? Non mi fa questi passaggi proprio sulle fasce laterali, poi sai. Gira per le strade, benedice, fa quelle cose che uno vede fare. Un papa, che c'è? Uno vede fare da Pertini, da Wojtyla, insomma, fa queste cose. E com'è tradizione, ogni volta che io intervisto Merola faccio un sondaggio sugli anelli e come sempre, ecco qua, lo vedete, adesso la telecamera lo inquadra. Anello con brillante, lui sostiene che sono finti, secondo me sono veri, ma insomma questo è finto, pure questo è finto. Sì, è finto. Sì, addio. Mario era amato follemente dalle masse, amato follemente. Era imbattibile Mario. Era imbattibile. Assolutamente. era fantastico come fantastico, corpo. Fantastico. E tu lo vedevi e lui era lui. Era quello della sceneggiata, non era più Mario Merola. C'era una simbiosi e un personaggio che diventa l'uomo che diventa attore, diventa l'altro in una maniera che rare volte l'ho visto in un attore qualsiasi. 44 l'uno prima. Azio! Tu fate gli affari tuoi, capito? Quali è che pensi sono i tuoi film migliori? Vabbè, ma andiamo nel sociale. I figli su Piazza di Cuore, Lacrima Napolitana, Zappatore. Cioè quelli proprio classici. I classici. Questi film qua hanno fatto una. Cioè, stanno tutti, e quelli che mi hanno fatto conoscere nel mondo sono questi film qua. Felicissima sera a tutti questi signori, andrò a tate. A che sta come ti va così all'era, uomini chic e femmine pitate. Quando è uscito Zappatore, è stato l'anno del terremoto e quindi non andò bene la prima sera. Poi io feci Domenica Inn e ne parlai di Zappatore e poi fece un grande successo. Poi il grande Pertine, che scrivo mando la lettera, un grande Pertine. Ma il presidente, qui sta dentro il cuore mio, vi voglio bene, questa è storia, perché siete un presidente bello. Scusatemi questo discorso, perché siete un bello presidente, vi vogliamo bene tutti quanti. Ma la lettera la mandano a 100.000 persone. Perché tutti qua, anche a quei piccoli che fanno qualche spettacolo, che incassano i 100.000 lire e lo danno ai terremotati, pure che di là si mettono una lettera. Ma ci me lo molla assegno. Io faccio i debiti, non ne tengo i 22. Allora, pensa che nel mondo non c'è una casa italiana che non c'è il mio film. Ti parli di Australia, ti parlo lontana. Sono stato pure doppiato in africano, mi hanno doppiato, marocchino, mi hanno doppiato. Angela!
Lo sviluppo successivo è stato quello invece di levare, diciamo, questa componente più noir, di restituire al genere invece uno spaccato più tradizionale, più da sceneggiata. Mi viene in mente Lacrime Napoletane, che è un film che hai diretto te. Sì, e quello è stato il primo del genere che ho diretto io. E quello nasceva perché poi a un certo punto il genere, diciamo, poliziottesco, quello d'azione, quello western, si era anche un po' esaurito. O forse a me non mandava più di farlo, ecco, diciamo la verità. La vera sceneggiata, che era proprio Lacrime Napoletane, questo genere, che aveva avuto un grande precedente, che era il film Catene. Catene di Materazzo era tratto da Lacrime Napoletane. Ma Materazzo depurò il testo e diciamo, la sceneggiata delle musiche. Io invece feci l'operazione inversa. Mi è venuta un'idea, quella di fare un'operazione sulle varie scuole di teatro e di cinema, in realtà a Napoli, cioè su tutto quello che più o meno si era fatto nell'arco di 50 anni, cioè dagli inizi del cinema napoletano a oggi. Senti, mamma non ha mai sbagliato. Sì, mamma, ti voglio tanto. Come mamma so. Merola, che cos'è la sceneggiata? Ma io penso che oggi la sceneggiata è un teatro come tutti quanti, insomma, quella è prosa, quella è pirandella, quella è così, la sceneggiata è un teatro. Come c'è passione e dramma in tante cose, anche nella sceneggiata, insomma. Ma la sceneggiata napoletana non è altro che il teatro dei poveri, siamo pratici. Ma la sceneggiata in sé per sé è come dire Kramer contro Kramer, è una grande sceneggiata. Fatta da Dustin Hoffman e Meryl Streep, promozionato, divulgato, pubblicizzato, ha avuto l'effetto che ha avuto. Se fosse stato interpretata da grossi, bravi attori napoletani, forse con lo stesso budget pubblicitario avrebbe avuto lo stesso successo. T'ho detto di continuare. Senza muri volessi, saggi in cielo. Ormanna ma tu non si può trasire, dicendo che la mano è un coro, vado me la indovinare, esce un messaggio portare. Però il musical c'è una radice profonda a Napoli. Sì, ma ha sempre avuta. Il cinema napoletano nasce, anche musical, nasce agli inizi del Novecento. E già si pensa al musical americano. Ma non è vero, non è vero. Il cinema musical è nato a Napoli. Un po' come la sceneggiata, erano delle canzoni adattate ai testi poi del film. E già lì, quindi le musiche venivano eseguite dall'orchestra durante la proiezione dal vivo in sala e venivano anche cantate. L'aveva detto non te lascia mai, l'aveva detto una donna innamorata. E senti, quelli che faceva Pino Mauro com'erano, ne ha fatti tre? A teatro com'era Pino Mauro rispetto a te? I primi anni eravate... eravate rivali un po'. Ma rivali. Non si può dire. Era lui che voleva credere questa cosa, ma io non ho, nel mio campo non ho avuto mai rivali. Pronto sei tu, non attacca, voglio far pace con te, con te. Quanto sei bravo!
Come canti bene, cantami lui Paramis, ti prego. Ma mi dava la cupa da terra. Ma Cirola, ci sbagliato un... Aia! Com'era Nino D'Angelo? Sono sette. La mia creatura, brava. Una tua creatura? Sì, sì, è che la storia lo dice, non lo dico io. Non c'è una, vi state sbagliando, perché io tengo un avvenire. Ah, bravo, e che studi fa? Fai l'università o marciapiede, fai il dottore in legge, che fa? Dite quella che vi pare, Don Gennaro. Che studi fa? Ma quando io avrò sfondato e avrò inciso il mio primo disco e finisco nella Ipare. Io da me che andare a parete, quella di Poggio Reale. Tu sei un po' l'erede di Merola, appunto lui ha detto che tu sei il suo erede. Ma questo io, e questa è stata una cosa che hanno messo in giro gli altri, che secondo me tra me e Merola esiste una grande differenza. Cioè lui fa la sceneggiata, ecco. Io non la faccio la sceneggiata nelle mie canzoni. Io scrivo le canzoni, io sono un baglioni napoletano, secondo me, scrivo l'amore. Il vero boom, diciamo, non per presunzione, l'ho dato io. Merola è il nostro rappresentante. Merola sta lì, lo dico in napoletano, sta lì in due scaravattoli, cioè vale a dire sta lì nell'Olimpo dei grandi personaggi. Quindi noi, grazie a Merola, Napoli è già è conosciuta, straconosciuta, ma però quando parliamo di Merola parliamo di Napoli. In inglese io un solo film con D'Alessio. Ecco Gigi D'Alessio. Sì, sì. E lui io sono stato sempre un ballino di Grazia, ma non, l'ho sempre scartato. Lo voglio bene, ma mi facevi i film con Brescia e io ero un suo ballino, capito? Volevo fare un film con lui. Però ho fatto un film, e quindi... Sono certo, Don Ma, che Gigi raggiungerà un grande successo. Non da fa strada. Poi si vedrà se diventerà questo artista che dite voi. Se è sorroso, fiorirà. Io ho avuto il piacere di dirigere Merola in un film insieme a D'Alessio, Cent'anni, una canzone che lui ci teneva tantissimo, sia lui che D'Alessio, e io ne ho fatto un film e il film ha avuto lo stesso il grande successo, perché poi i miei film d'altronde hanno avuto tutti successo, siamo pratici, perché quando toccavo determinate corde in questi film la gente al cinema ci andava. Sergio ha sparato addosso a un uomo che solo per caso non era Gigi. Ti rendi conto quello che dice? Sai che penso? Lo stai negando due volte. Due volte! Nella vita e nella morte! Non bestemmiare! Solo Dio è testimone del mio grande tormento. Mario, tu mi capisci, vero? Ciao, papà. Che state facendo qui a quest'ora? È tardi. E perché state urlando? Buonasera, signor De Angelis. Ciao. Come sta quel ragazzo? Fortunatamente si è salvato perché aveva dei CD sotto al maglione. Si possono rifare e sceneggiate, secondo te? E questa è una domanda te la sei riservata per l'ultima. Certo, questa era. È un po' difficile. È un po' perché non c'è il Merola di 30 anni fa. Solo per questo, dici? Ma anche per questo, perché 30 anni fa è un papa. O massetta.